bambini quest'anno che entreranno. Ah, 10 bambini, quindi dieci montagna. Bambini, addirittura 10 bambini. E niente, una bella scuola dove questi bambini escono, sanno già leggere e scrivere, e cerchiamo di dargli il possibile di fargli trovare una vita migliore, sperando, insomma. Vabbè, ma il comune non finanzia, sì. Il comune finanzia, no, per fortuna che abbiamo l'amministrazione comunale che finanzia. E bene, anche perché è un servizio, un fiore all'occhiello che vorremmo mantenere veramente nel nostro paese, visto ecco, che siamo... Certo, siete un paesino di montagna, ecco, ci fa vedere un po' che cosa c'è in questi cesti? In questi cesti c'è il formaggio, c'è dei biscottini, ci sono degli amari che facciamo noi, e noi siamo famosi in Val Formazza per il formaggio, soprattutto con il Formazza e il Devero. Ecco. Ma poi c'è quindi, anche poi ci sono le patate, queste sono patate novelle, le chiamano le quarantine perché le hanno appena raccolte, e qui ci sono uova tutte nostrane. Qui ci sono torte fatte dalle mamme, nelle crostate, nelle varie... ed è un'iniziativa appunto per raccogliere dei fondi per il nostro asilo. Va bene, grazie Giuseppe Crisio, vai presto.